Bentrovati cari amici, io sono Douglas Mortimer e in questa puntata torniamo a parlare di tè stillati. In particolare, la vedete qui al mio fianco, parliamo di grappe e saltiamo dal nord dell'Italia alle isole. E che isola, amici miei, perché parliamo di grappe sarde. Grappe sarde, vi dicevo in particolare, questa è una grappa di Cannonau, una grappa di Cannonau ambrata, prodotta da Eredi Luigi Poscia, la distilleria Poscia. È una distilleria che ha una storia interessante, perché è una distilleria che è nata negli anni 20, nel 1922, in provincia di Treviso. E voi quindi direte, cosa c'entra Treviso con la Sardegna? Ebbene, questa distilleria, che faceva quindi già negli anni 20 grappe, si è trasferita negli anni 60 nel Cagliaritano, in Sardegna, quindi nella località di Sinnai, e ha iniziato quindi a fondere la tradizione tipicamente settentrionale delle grappe, dei distillati, con la territorialità, con i sapori, con gli aromi della Sardegna. Ed ecco che sono nate quindi queste grappe a base di Cannonau. Cannonau, vi ricordo, lo sapete, è il vitigno autoctono per eccellenza della Sardegna, dal quale si ricavano grandissimi vini rossi. In particolare, questa grappa che proverò per la prima volta con voi è una grappa prodotta dalla distillazione in alambicchi discontinui a bagnomaria di vinacce di Cannonau selezionate. Ma perché è ambrata? Perché è stata arricchita con essenze di legno di Rovere. Ora, non è chiaro, io dal sito del produttore non sono riuscito a comprenderlo e qui, anche qui nell'etichetta, non è chiarissimo se sia stata invecchiata in botti proprio, in vere e proprie botti di Rovere, oppure se siano stati aggiunti elementi appunto di legno, la classica cippatura per conferire questa, per arricchirla, per conferirgli questo colore e per arricchirla in aromi. Non lo so, magari sentirò il produttore e mi farò dire dettagli maggiori su questa grappa. Una grappa che costa, la potete trovare sia online, nei supermercati non credo che la troverete, la potete trovare online attorno ai 20-25 euro, grosso modo la fascia di prezzo è questa. Andiamo ad aprirla e a provarla. Andiamo a versarla. Allora, come potete vedere, il colore di questa grappa è, lo dice il nome stesso, è decisamente ambrata, sembra cioè di osservare proprio quell'ambra minerale, questo prezioso minerale dal quale vengono realizzati anche splendidi gioielli. È leggermente velata, quindi non è proprio limpidissima, è velata da delle piccole, non so se bollicine di ossigeno o da una piccola sospensione. E al naso è molto fruttata, si sente il legno, si sente un po' la vaniglia, si sente tantissimo l'uvetta. Ci sono dei richiami importanti di vinacce, quindi secondo me il Cannonau qui si sente. Insomma, quindi sicuramente interessante dal punto di vista olfattivo. Sentiamo anche in bocca. Una grappa decisamente calda, morbida, avvolgente, con un gentile retrogusto dolciastro e un'ottima persistenza nella quale sentiamo proprio esplodere tutta l'uvetta, tutte le vinacce. Io qui, ad esempio, il legno che sentivo all'olfatto non lo riavverto più, qui proprio ci sento tantissimo l'uvetta. Devo dire, più invernale che estiva, però veramente buona con questa base leggermente dolce che la rende quindi rotonda, morbida e secondo me, proprio
proprio per queste sue caratteristiche, si può abbinare molto bene ad un Kentucky però robusto, quindi un Kentucky, ad esempio un Mastro Tornabuoni potrebbe abbinarsi molto bene a questa grappa. Bene, con questo è tutto. Se anche voi conoscete delle grappe sarde oppure di altre regioni che reputate interessanti, che mi volete proporre, suggeritemele nei commenti qui sotto e io vi ringrazio e come sempre, se vi va, noi ci vediamo nelle prossime puntate. Ciao, a presto!